Oggi voglio chiarirti un aspetto che ti blocca in una situazione in cui sei avvolta completamente dai tuoi pensieri, dalle tue paure e non riesci a rimetterti in piedi e a iniziare a fare dei piccoli passi per il tuo cambiamento. Due cose sono importanti e che ti sfuggono sistematicamente. La semplicità è la chiave del successo. Due, non bisogna andare tanto per il sottile. Adesso ti chiarisco questi due aspetti che se ti fissi nella mente ti apriranno un mondo per te ancora sconosciuto. Il primo, la semplicità. Siamo portati a pensare che più una cosa sia complessa, complicata, difficile, tanto più sia efficace. È totalmente sbagliato. Nei percorsi di remise in forma, nelle diete, chiamiamoli come vogliamo. La semplicità è la chiave del successo. Quando tu pensi di dover fare delle cose molto complicate, molto complesse, devo prendere questo integratore prima di pranzo, quest'altro dopo pranzo, gli aminoacidi prima di allenarmi, gli aminoacidi dopo l'allenamento, e poi devo mangiare prima la verdura, e poi devo aspettare mezz'ora, e poi dopo devo mangiare questo alimento per forza combinato a questo, è una gabbia dalla quale tu non vedrai l'ora di fuggire e che quasi sempre non dà risultati. Quand'anche dovesse dare dei risultati, non è una soluzione sostenibile nel tempo. Non puoi sempre mantenere questo assetto per tutta la vita. Ecco perché, come tutte le diete che aprono e chiudono una parentesi, sono destinate a fallire. Quindi ricordati che la semplicità è la chiave del successo. 2. Non andiamo tanto per il sottile. Molte persone, prima ancora di iniziare un protocollo, essendo in una condizione di forte sovrappeso, si fasciano la testa prima di rompersele, in relazione ad esempio all'allenamento. Cominciano a pensare se sia meglio seguire il corso di Zumba online o se sia meglio andare a correre piuttosto che farsi la palestra in casa, piuttosto che decidere di fare allenamento. Se sei una persona fortemente in sovrappeso, tutti questi discorsi non li puoi fare perché non puoi iniziare ad allenarti come credi o come hai guardato su YouTube o come hai guardato la tua amica. Sei fortemente in sovrappeso, quindi la prima tua priorità è quella di alleggerirti. Non puoi pensare di allenarti quando sei fortemente in sovrappeso. Devi prima iniziare con rigore un programma alimentare e poi, man mano che il tuo peso scenderà, inizierai progressivamente a fare qualcosa fino a poter fare una programmazione di allenamento nel momento in cui il tuo corpo è pronto a sostenerlo. Non puoi pensare di fare degli squat, dei semplici affondi con 30 kg in più. Ti fai male, non vai da nessuna parte, fai un allenamento e stai 15 giorni a letto con dolori muscolari pazzeschi, se non con ulteriori aggravanti che possono essere di natura articolare, ossea, tendinea. Quindi, perché non devi andare tanto per il sottile? Perché all'inizio devi concentrarti sull'alimentazione, fare una moderatissima attività fisica come una camminata, come qualche piano di scale a piedi. Attività non invasiva che aiuta al dispendio energetico quotidiano, che insieme a un'alimentazione rigorosa e su misura ti faciliterà il progresso di dimagrimento. Successivamente, man mano che il tuo corpo sarà più leggero, man mano che acquisirai elasticità e, diciamo, libertà nei movimenti, si comincerà a programmare un'attività congrua con il tuo stato. Non puoi pensare di fare Froning, non puoi pensare di fare calisthenics, non puoi pensare di fare l'arrampicata a mani nude se hai tanti chili in sovrappeso e soprattutto se non hai una memoria sportiva, se non hai mai fatto sport. Allora, ecco che il secondo consiglio, non andare tanto per il sottile, è una cosa che devi imprimerti nella mente, passo dopo passo. E ricordati che comunque, fatto 100 un obiettivo e un risultato, l'80% è dato dall'alimentazione. Quindi questi due consigli devi imprimerti nella mente prima di iniziare a fare qualsiasi tipo di cambiamento. Ricordatene.